Il Covid, comparso da non molti mesi, sarà sconfitto dalla ricerca. Ricerca di terapie sempre più efficaci, ricerca del vaccino. Ovviamente dovremo aiutare la ricerca e aiutarci con l'efficienza dell'organizzazione sanitaria, con la precauzione e la prevenzione, con comportamenti sociali responsabili, con la solidarietà verso chi ha bisogno di maggiori cure e attenzioni. Per la ricerca sono al lavoro equip e laboratori in tutto il mondo. La ricerca è un gioco di squadra, anche questo va tenuto a mente. E in questa emergenza mondiale è bene che le squadre non competano tra di loro, ma si propongano di dialogare, scambiandosi intuizioni, informazioni e studi, come la scienza tende sempre a fare. È tempo di collaborazione e di alleanze globali, non di barriere e di egoismi. Si devono condividere impegni e conoscenze, come si condivide la sofferenza e la responsabilità. I ricercatori italiani stanno facendo valere le loro qualità e questo è motivo di orgoglio per il nostro Paese. Per la ricerca scontiamo ritardi e le carenze favoriscono il trasferimento all'estero di tanti giovani di talento, ma disponiamo di forze, di intelligenze, di risorse umane. Nel campo della ricerca oncologica in particolare, l'Italia rappresenta un'eccellenza mondiale ed è avanguardia in Europa. Dobbiamo investire ancora di più in ricerca per rafforzare e ampliare le strutture di alto valore che hanno già mostrato le capacità dei nostri scienziati e l'eccellente levatura di tanti giovani. L'AIRC può sentirsi orgogliosa per quanto si è raggiunto come risultati, per aver contribuito con creatività e capacità organizzative a far crescere la ricerca italiana, fornendo un supporto importante di risorse private a un obiettivo sociale di primaria grandezza. La ricerca italiana nel suo insieme ha raggiunto traguardi che ben conosciamo, anche grazie al sostegno che voi siete stati capaci di fornire. È di grande valore, anche sul piano culturale, l'idea che il pubblico sia integrato dalla partecipazione attiva dei cittadini, insieme alla professionalità delle donne e degli uomini della comunità scientifica. La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid, quella che oggi si è imposta come una priorità non soltanto nel nostro Paese, ma nel mondo intero, non deve però farci arretrare né rallentare sul fronte della lotta contro i tumori.